21:30. Questa è l'ottava parte di ciò che sono le live veterane, ossia di racconto, di esperienza, di condivisione, in qualche modo di narrativa di ciò che è l'intera Metal Gear Saga. Nella scorsa settimana, nella scorsa live, abbiamo vissuto l'incipit di ciò che è il più grande blocco narrativo di tutto Metal Gear Solid 4 e di quasi l'intera, appunto, serie fino al suo finale. Oggi ne vivremo la seconda parte e vi dico un paio di cose. Senza essere troppo prolisso, troppo logorroico più che prolisso, vi avviso di alcuni miei provvedimenti caratteriali per stanotte e contemporaneamente ciò che andremo, qualche cosa su ciò che andremo a fare. Partiamo dal presupposto che oggi qui vivremo il cuore di Metal Gear Solid 4, tutto ciò che avviene in Guns of the Patriots è basato intorno a questo evento dell'atto 3, alla spiegazione di Tatiana, di Eva, e a quello che porterà il cercare di recuperare il corpo di John, il corpo di Big Boss, che ormai è appunto, diciamo, neanche, come sono stato anche corretto nei commenti da alcune persone che mi hanno interessato molto nei loro discorsi, non è tanto un vegetale quanto l'esatto opposto, è praticamente una coltivazione cellulare. Lui ha una coscienza, però non ha più un corpo, no? È qualcosa di tremendamente ancora più doloroso da concepire, però effettivamente è vero, perché a livello cerebrale lui è presente, nonostante sia un biomorto. Cioè, in realtà alcuni medici o alcune persone, è comunque qualcosa di abbastanza fantascientifico a modo suo, immagino, però senza che io vada a toccare argomenti di cui non ho competenza, in cui potrei fare magagne o comunque mala informazione, in un contesto in cui narrativamente è importante per me mantenere una certa coerenza anche di precisione, evitiamo di andare nell'approfondimento più esagerato, ma un non vivo, esattamente. Quello che accadrà stanotte saranno due cose. Intanto che avremo poco gameplay, probabilmente neanche troppo buono, a dire il vero, nonostante la veteranità, no? Però contemporaneamente ci sarà molto di cui discutere. A seconda dell'ora che faremo, parleremo dell'atto 3. Se faremo troppo tardi, lo faremo all'introduzione della prossima settimana in cui introdurremo il quarto atto. Ora, una cosa molto importante. Potrei essere persino improntato a essere più aggressivo dei moderatori stanotte. Ok? Siamo in un momento in cui è molto delicato lo spoiler, è un momento estremamente importante da vivere senza che nemmeno io mi metta a dirvi: avete visto quel mezzo sorriso? Avete visto quel dettaglio? Ma quel proiettile aveva quel logo sopra, cioè sono cose che vengono registicamente esplicitate o non esplicitate o comunque implicitamente mostrate attraverso un loro essere nascoste all'occhio meno attento o comunque normale di una blindrun per certi motivi. Quindi, quello che farò io stanotte è molto semplice. Banno. Nel senso che, ragazzi, io capisco la goliardia. Io capisco che è molto bello fare gli occhiolini agli appassionati. Ma abbiamo lavorato per un anno nella condivisione di questa Metal Gear Saga e siete stati tutti, bene o male, incredibilmente bravi, acuti, buoni, appassionati, coerenti con voi stessi e con la passione di chi effettivamente lo sta vivendo per la prima volta. Ragazzi, sono tanti. Ricevo dei messaggi che sono agghiaccianti dalla loro bellezza, ok? Rimango basito, F4. Quindi, non c'è nessun motivo per sentirsi fighi se lo avete finito anche voi. È un videogioco del 2008. È molto bello che voi vogliate farmi sapere che lo condividete con me da sapienti, da conoscitori. Ma non si fa! Non adesso! Ok? Io non chicco, io non silenzio. Dopo un avviso così attento, che tra l'altro ha superato praticamente i 5 minuti dall'inizio della live, a seconda dei casi, perché non posso essere esattamente un decapitatore alla Alice nel Paese delle Meraviglie, a chi magari è arrivato dopo, però, ragazzi, io banno, perché bisogna essere particolarmente stronzi per agire in un certo modo. Quindi, nel mentre un ragazzo mi dice appunto, no? È l'introduzione perfetta.
Praticamente, quello che accade è che ha detto: io pensavo di avere delle idee chiare sulla Metal Gear Saga. Il discorso di IVA mi ha completamente stravolto tutto, e i misteri che mi ha rivelato sono praticamente qualcosa che mi ha stordito e di cui sto ancora cercando di metabolizzare i dati. Se vogliamo, e sono sicuro che molti di voi ci tengono a questo discorso, perché magari ce l'hanno sulla punta della lingua, non possono trattenersi, vorrebbero discuterne, eccetera, io vi prometto in diretta che discuteremo in forma critica, in forma puntigliosa, in forma noiosa, quindi da grandi, dell'atto 3. È possibile criticarlo? Ha bisogno di critiche? Assolutamente sì. Ciò non di meno. All'interno della Metal Gear Saga e di quello che vuole essere empaticamente entrare nella sua narrativa, nel suo micro o macrocosmo, a seconda dei dettagli che si vanno ad approfondire, vediamone la meraviglia, vediamone la sua, a modo suo, tutto suo, perfezione, perché ha un filtro di perfezione tutto questo, specialmente quando sarà finito, specialmente quando ne parleremo più in là. E stanotte avanziamo con l'atto 3. Pronti? Siamo a bordo della Triumph di Eva e vi ricordo la frase che ha ripetuto nella sua memoria dopo chissà quanto tempo, accanto a suo figlio David, che in realtà dimostra la sua stessa età e in modo piuttosto letterare ce l'ha, a livello molecolare. È una cosa particolare. La madre biologica di David, di Solid Snake, è accanto a noi. Ma hanno letteralmente rubato qualcosa di prezioso. Qualcosa di cui si discute dall'inizio della saga. Dall'inizio della saga Solid. Andiamo. Ragazzi, siamo con Big Mama. We have to keep Big Boss's body out of enemy hands, no matter what. Get the body safely to the canal escape. Questa è una sezione a corridoio. Ogni qualvolta utilizzeremo la prima persona, o comunque la terza, la seconda più che altro potremmo dire, per sparare, ossia l'inquadratura a spalla, la regia si interromperà. Quello che andremo a fare qui, io come gioco, quello che andrò a fare sarà sparare il meno possibile. Iva potrebbe anche arrabbiarsi un pochino, però in realtà sentite, fate attenzione a ciò che dice la nostra signora, ok? Cerchiamo di recuperare il furto, ciò che è stato rubato, col P90. Perché a modo suo è iconico in Metal Gear Solid 4. Perché è sorprendentemente forte. È sorprendentemente forte. Quindi nulla di pacifista qui. Si può, cioè si deve per ottenere punteggi alti, ma stanotte farò il contrario di quello che ho fatto sempre. Ucciderò persino la boss fight per farvi vedere e discutere in futuro la differenza. Ok? L'opposto di ciò che abbiamo fatto nell'atto 2. Ragazzi, via! Thank you.
run! In questi casi è giustissimo stare assolutamente in silenzio. Vi posso però dire, per curiosità, per voi giocatori che magari siete appunto più ansiosi di andare in profondità nel gameplay, questa parte all'interno di una run big boss che ho fatto appunto nel 2008 è estremamente frustrante. Bisogna essere molto molto attenti, perché praticamente con due proiettili, forse a volte in alcuni casi mi pare uno che rovina tutto, mi ricordo che fondamentalmente si muore velocissimamente, bisogna essere estremamente precisi, non uccidere ovviamente nessuno, è veramente tosta. È un puzzle game che però riguarda anche un po' di RNG, perché ci sono alcune schermate in cui devi sperare di non essere colpito, se va bene va bene, altrimenti ricarichi. Comunque. Però l'MK22 è molto più comodo di quello che sembra, come vi ripeto ogni volta, è un'arma che dove colpisci colpisci, comunque quello dorme. Quindi l'importante a quella difficoltà però è che ovviamente il tempo è poco, quindi devi essere estremamente veloce a colpire. Non ucciderli per passare alle altre fasi, bisogna addormentarli, quindi granate stordenti e yada yada yada. Quale sarà l'emozione di questo corvo? Secondo me la serenità. Frame rate molto discutibile. Fight. Adoro le transizioni gameplay. That's my son! Finalmente RNG, cazzo! Cazzo, non ci ho colto una volta! Tutta scena. Sì, qui la mira automatica è ovviamente comodissima. Però non lo farò.
Povero Bitrate. No. Tra di loro c'è Raging Raven sopra. Hanno sparato a Eva. E non sono cyborg, eh. Che coreografia, eh. Questi sono Frog, sì. Eccolo. È fatta. Forse. Vi ricordate? Nella foresta. Where's the van? Over there. Finirà malissimo nel lato finale. Children. Parlo di me. Li chiama bambini, giustamente, no? Per lei. Li ha cresciuti. Ma... No. Non è un gioco. Sono morti. Andati. She'll be coming to search the van. I'll take care of it. You stay here. Keep watch. Cresciuti come soldati. Non tutta la vita. Here. Take this. Snake. Come back in one piece. I will. Dopotutto la Snake Hound lo cerca. E anche qui nessuna promessa. Tale padre, se si può dire. Nessuno di loro forse approverebbe. Ragazzi, Raging Raven ci cerca.
Io sto malissimo, ma è normale che voi non vi sentiate così appesantiti, eh. So che io so cosa sta per accadere e mi appesantisce tantissimo, ma non vedo l'ora. Ragazzi, preparatevi a un ennesimo design originale per una boss fight che deve invece richiamare il passato. Ma in realtà, il presente non è così dolce. Quanti videogiochi hanno un eroe il quale sta letteralmente cadendo a pezzi? L'ombra di se stesso, tenuto praticamente in grado di combattere attraverso una tuta che ne alimenta le forze rimanenti, per quanto sia ancora un toro, eh. Io vorrei che ci rifletteste quanto più possibile. Boss fight verticale. Ho alzato un po' il volume della mia voce. Avrei potuto farlo ancora di più. Adoro giocare facendo roleplay, no? Salendo le scale, non correndo. Avrei potuto agire in maniera ancora più scenica. Ci penserò per il futuro, ma... Abbasso un po' gli effetti sonori del gioco, perché il volume del microfono è molto alto. Quindi... Allora... Il perché Raven sia così incazzata, così furibonda, così fuori controllo, così iraconda, così in grado di percepire soltanto la propria rabbia all'interno del combattimento, ce lo spiegherà in maniera poco teatrale, o forse troppo teatrale, in maniera poco scenica, Draven, dopo la sua sconfitta, lo sappiamo. Sapete che quella cosa non mi piace particolarmente come scelta. Tuttavia... SVD. Per ora non abbiamo di meglio. Ma chissà cosa si può fare qua in New Game Plus, riderà di cuore. Ne riparleremo poi nel finale. Allora. Vi ho visto scherzare molto in chat. Vi passerà la voglia. Credetemi. C'è poco gameplay stanotte. Ma molto del resto. Gli altri corvi sono droni, esattamente. Esattamente. Anche se ci sono state un paio di battute che stanotte poi in futuro premierò. Mi hanno fatto ridere trattenendomi. Nel cuore. Pronti? Andiamo. È interattiva come boss fight, eh? L'edificio è distruttibile, quindi si può cadere. Ci sono anche alcuni attacchi segreti che possono essere eseguiti da Raging Raven, solo che sono poco... non sono molto continui, non hanno una buona continuità nel trigger che li fa attivare.
Beh, potrei far così o fare di peggio. Ci provo, eh. Non è una cosa molto ragionata, ma potrebbe accelerare i passi. Mancata. Presa. No! Bella boss fight, dai. Sta diventando anche abbastanza scenica e realistica a modo suo. A parte questo. Where are you hiding? Cos'è? Fai line D? Ti ho sparato proprio per farmi vedere, Raven. Sono qui, relax, non mi sto nascondendo. Ci tengo particolarmente al fatto che tu mi veda. Peccato che non ho il Barrett. Un fucile anticarro sarebbe stato molto comodo quello. Vero? Facciamola arrabbiare. Oh, no, è già qui. Ok. Ai! Ah, senza ottica. Senza ottica lascia un po' il tempo che trova. Volevo distinguere un po' le boss fight. Questa boss fight era quella che arriverà dopo, ma... probabilmente... potrei... provare... con la quantità piuttosto che la qualità. Non è proprio da me, ma... dai! Quantity over quality! Quello era un missile terra-aria. I droni li puoi abbattere e la fanno arrabbiare. È proprio quello che funziona. Oh, è uno dei metodi per far sì che lei esca allo scoperto o si distragga. Guardate. Vedete? Tra l'altro sono buoni punteggi volendo. È semplicemente una boss fight che richiede molto tempo se non si hanno armi potenti. Fondamentalmente la si quadri o pentashotta, mi pare, con le giuste armucole che si ottengono nel New Game Plus.
La si può combattere anche nei piani inferiori, però avrete capito che è molto più lento. E sono felice di avervi mostrato comunque quello che accade quando attacca le pareti, eccetera. Io avrei aggiunto qualche fase, onestamente, però non sono un designer, non mi permetto più di tanto. Però a livello di possibile critica, se la si combatte così risulta un po' ridondante. A differenza degli altri, anche Octopus è più vario, ovviamente. Ma... ora. Ora, sapete benissimo cosa accade qui, ormai. Poi ci sono dettagli come il sudore sul volto che è incredibile, ma... che sono incredibili, ma... Raging Beauty, in questo caso. Ora, fortunatamente abbiamo già discusso in maniera approfondita di tutto ciò che concerne il personaggio. Lei è latina, quindi è ancora più fregna dell'altra, almeno per quanto mi riguarda. Però andremo stavolta a ucciderla. Per quanto il messaggio che si frappone fra l'uccisione di queste beauties piuttosto che la loro salvezza attraverso lo stordimento è che loro in realtà sono intrappolate dalla paura, intrappolate dall'odio e dal dolore della guerra, no? Frapposizione fra la bellezza, la sensualità e la femminilità della donna rispetto all'orrore, la crudezza e la durezza della guerra. Della guerra, ragazzi. Della guerra. Pirla. Allora, questi suoni, no, ne abbiamo già discusso durante Laughing Octopus, quindi... lo so che ovviamente si sblocca molto meno uccidendola, ma nella serie si sblocca molto di più facendolo.
Questa scena è completamente diversa rispetto alla prima. E quindi... E quindi, ragazzi, guardate. Così simile ma così diverso. Esattamente come le Frog vanno in autocombustione, la loro tuta si raggrinzisce e la morte le pone comunque forzatamente con convulsioni in posizione fetale. Terrificante. Ne fa capire comunque in realtà l'intrinseca purezza. Loro sono infanti, bambine intrappolate in un corpo di donna, a sua volta intrappolate in una macchina. Le Beauties... Le B&B sono una bella idea, semplicemente per me ha delle esagerazioni nell'esposizione, ma sono molto belle. Drebin. And you got yourself a souvenir too. A grenade launcher. Nice. That's a real user-friendly weapon. Not much use to me without an ID though. I laundered this one free of charge. What's the catch? Only that you give it to me when you're done with it. A weapon with that many decades of rage stored up inside it? Now that's a collector's item. How old was she? I'd say about 20. But she had years of soldier's rage hidden away in that youthful body of hers. Soldiers? Yeah, the soldiers of Ake. A place that hasn't seen peace in a long, long time. She was captured by one side or another, and kept caged up like an animal, along with God knows how many other kids. Anonymous violence. Exactly. It's unknown whether her captors were with the government or the rebels. In any case, they got their kicks by abusing these helpless little kids day after day after day. That constant barrage, that battlefield rage slowly built up inside their bodies, their minds. The kids tried to keep each other's spirits up, always clinging to the hope that someone would come to their rescue, barely surviving off of scraps of food. But those soldiers didn't stop. They called the kids parasites and shit-eating ravens, beat them even harder. Then one morning, the soldiers just up and left, leaving the surviving kids to be eaten alive by the birds. Almost like one of those sky burials. One by one, their bodies were picked apart by ravens' beaks. Until finally the flock came for her. But by some miracle, their beaks cut her bonds instead. And like that, she was liberated. In that instant, she was filled with an uncontrollable rage, and it smothered her soul. She ripped the ravens pecking at her to pieces, and then went after the soldiers. And when she finally caught up with them, she waited until nightfall like a hunter awaiting its prey. They say that when a raven cries, a man dies. And that's exactly what happened that night. Screeching and cawing, she killed every last living being in the camp. Both the soldiers and the civilians they'd enslaved. In her eyes, there was no longer a difference. The cruelty her friends had suffered, the pain and humiliation she'd endured, hers was the distillation of the rage that decades of war had imparted on those soldiers. Mm. It was her strength. And her greatest weakness. You're something else, Snake. You managed to cleanse Raven of her rage. No, seriously. You're the seed of war. In fact, I'd say you might even be war itself. Drebin. Maybe it's still too early to tell. You still got half the B&B core ahead of you. Keep your eye on the ball, pal.
E insomma, abbiamo la gag di Snake che trova questo meraviglioso lanciagranate a una mano, che è figo, è molto figo. E contemporaneamente anche alcuni illeciti dubbi di molti di voi che si domandavano: ma certo che Draven è uno che si fa veramente i cazzi suoi, eh? Assolutamente, assolutamente. Abbiamo visto fino ad ora, no? Devo dire la verità che... Ok, lo dico, così poi entriamo nel mood più serio perché adesso non si scherza più. Probabilmente, davvero, non lo farete neanche voi. Cercate di entrare all'interno dell'atmosfera di ciò che sta per succedere perché è finito il gameplay. È finito il gameplay, ragazzi. Quindi, let it go, ok? Due battute mi hanno fatto impazzire, devo dire la verità, siete divertenti, mi fa piacere da morire come la goliardia con cui vivete alcuni momenti, specialmente perché vi divertite fra di voi, mentre in realtà probabilmente qui abbiamo oltre 1000 persone che stanno seguendo, che invece sono in silenzio, e bene o male probabilmente seguono il mood di cui sto parlando. Ma la prima è recentissima, ed è Draven is the new Raiden, no? Che è fondamentalmente il tono di David Hayter di quando doppia Snake in questi momenti, ed è fantastico, è dolcissimo come battuta. L'altra, proprio super meme, super meme culture, è quando giustamente dopo la fuga e la scena estremamente d'azione alla Michael Bay di quello che è successo con Eva, poco prima che cominciasse la boss fight, un ragazzo ha scritto Deja vu, I've been hitting this place before. Che è una presa per il culo di Initial D, che io non ho mai visto, però che dice I've been in this place before, e invece in quel caso sono stato colpito. Complimenti. Per il resto, adesso, basta, abbiamo discusso quel minimo che importava nei confronti della differenza fra uccidere e salvare una beauty. Ma adesso, ragazzi, non so se metterò mai pausa durante questi filmati, forse un paio di volte per dire, magari, o evidenziare l'ovvio, o per sottolineare una certa emozione, ma interrompere una cutscene a modo suo è come l'intervallo nel cinema. Lo faccio con molta attenzione, perché distrugge il montaggio, distrugge il ritmo, distrugge, a modo suo, la regia stessa. Ok? Quindi... pronti? Siamo in blind, no? Cioè siete, molti di voi. Quanto è che Snake e Liquid non hanno un confronto? Ah, giusto, anticipo, piccolo trivia, c'è un'enorme sezione di gameplay che è stata rimossa qui, ma ne parliamo dopo. Mi piacciono le Mike's Kick, no? Però, ovviamente, cose di produzione da anima di, anima del, le discutiamo tra un po'. Ma qui c'era una chicca da poter discutere, che rimando un po'. Io so cosa spoilerare e come. Mettiamola così. I have to apologize. The three vans that came out with us are decoys. The real one is floating down the river, headed downstream. I managed to get in touch with the children. The Pix is safe. We're going to rendezvous on the riverbank downstream. Land and air routes are cut off. But there's a cruiser waiting for us. The Volta River is our only chance of escape. Let's get out of here. Hurry. Good thinking. Questa era la sezione di gameplay. L'avremmo dovuta scortare. I don't
need to feel the wind anymore. There's no need to keep lying to myself. I only get my bike when I fall in love. Or? Oh, Snake. Give me a hand. Yeah. Sì, è stata tagliata per quel motivo, perché è troppo lenta. Leads to the river. There should be fewer of them down there. Ma doveva essere una citazione anche quella. Anch'essa. Mai un momento di pace. Andiamo. Allora, ragazzi, visto che stiamo in live, mi posso permettere di interrompere il ritmo grazie a queste interruzioni registiche e di caricamento. Che facciamo? Lo mettiamo full screen? Lo lasciamo in finestra per vedere il mio volto? Lo metto in finestra solo quando vi parlo? Posso fare quello che volete. Ci saranno solo filmati fino alla fine della live adesso. Che probabilmente saranno le 11. Ok, essendo praticamente il sondaggio un perfetto equilibrio, come spesso accade, metterò full screen, ma rimpicciolirò ogni tanto. Ok? Rimpicciolirò quando lo reputo opportuno. In futuro, quando avrò la fibra ottica, lo sapete, sarò più agile, agilmente visibile, con una grafica molto più leggera. Andiamo, ragazzi. Finisce l'atto 3. Adesso... potrei fare così. Potrei fare così. Però magari i sottotitoli potrebbero... Le improvvisazioni in live per me così importanti... Siete estremamente entusiasti. E allora mi rimpicciolirò un po'. Perché mi preoccupa altrimenti. I sottotitoli dovrò controllare in diretta, però per ora la metterò in alto. Tanto l'inquadratura è anche alta, quindi. Ok, dai. Proviamo così. Molto border, eh? Ci tengo particolarmente, ragazzi. Queste non sono serate in cui fare test, sono serate in cui dare il meglio. Anche se sto giocando, ovviamente, purtroppo senza preparazione, però andiamo. Andiamo. Nel momento nel quale fosse finita la sezione gameplay, che notate tranquillamente quanto viene saltata, qual era l'obiettivo? Scappare, ormai, cercare di recuperare l'irrecuperabile. Che cosa accade dopo questa tagliata componente? Ragazzi, veramente, qui siamo al top, ok? Il cuore della Metal Gear Saga qui pulsa forte. Quello di Guns of the Patriots, invece, è proprio presente. Ok.
Cosa? Questa è un'interruzione che mi permetto di fare, perché è prima che cominci tutto. Devo farvelo notare. Cosa? Boom, esatto, finalmente qualcuno completamente blind che fa boom, così! Sì. Così. Ocelot, liquido Ocelot. Non solo non nascosto, ma in piena vista, seduto, quasi ad aspettare, perché probabilmente ha visto come abbiamo cercato di fuggire. Ci aspetta. Sia a Solid Snake che a Eva. È lì, a fumarsi un sigaro. Chissà chi è che fumava i sigari. E non le sigarette. Eh? Brother. Insomma. Cazzo. Cioè, alla faccia del volere un confronto. E Snake mica spara, ovviamente. Come potrebbe mai? Una follia. Ok, non ci saranno altre interruzioni, eh? Quasi, vedremo. Andiamo. Però non sono d'accordo. Liquid. Dovete vedere tutto. Not bad. Where's the pigs? That no longer matters. Where is it? Is that it? John sta bruciando. Stanno bruciando il corpo di Big Boss perché hanno preso quello che gli interessava. Ho i brividi. Naomi told me everything. Ho i brividi. And now, thanks to her, I finally have it. The thing I've sought for so long. Big Boss. Put down the gun, Snake. It's already too late. You almost did it. But it looks like I win after all. Cigars. Father's favorite. What do you say? Care for one last smoke? Huh. You think you're Big Boss now? Guilty as charged. But all that ends today. Gli lancia il sigaro, è finito tutto, ok? Io qui sto cercando appunto di equilibrare molto le cose. Questa è una delle cutscene più importanti di tutta la Metal Gear saga, ok? Dire troppo poco, è un casino. Tuttavia, non aspettatevi che ci siano grandi rivelazioni, non immaginatevi qualcosa di estremamente importante, non andate a cercare dettagli dove non ci sono, non fate questo errore a causa del fatto che lo stiamo condividendo in maniera teatrale con una persona che ve lo sta narrando dietro e sta giocando con voi. Quindi che cosa accade? Ci sono alcuni dettagli che io nel 2008 ero chiaramente più giovane, ma non ho colto immediatamente. Non sto parlando di dettagli che andrò ad approfondirvi più in là. Il volto lo toglierò ogni tanto, preferisco fare un equilibrio che poi discuteremo prima del finale per trovare la scelta migliore pre-cambiamento di grafiche. Ma guilty as charged, colto nel fatto, in questo caso si riferisce a non a nient'altro che il concetto che dice cos'è? Vuoi fare Big Boss? Ah. Chapeau, touché, no? Colto nel fatto, guilty as charged. Questo probabilmente lo evidenzio ed è ovvio per tutti voi, però io mi ricordo che nel 2008 in Blind Run non capii immediatamente e quindi pensandoci un secondo mi sono perso alcuni altri dettagli. Preferivo non correre il rischio che qualcuno potesse avere la mia stessa confusione di quella cosa. Tuttavia, come dice... Certo che quando vi scegliete i nickname, ragazzi, dovete anche rendere la vita facile a chi lavora qui con loro. Facciamo Stock Tonto, ok?
perché sennò è troppo, diventa praticamente un'altra lingua da pronunciare. Dice: ma qui c'è un dettaglio pesantissimo. E questa è l'unica cosa che posso approfondirvi prima di diventare praticamente una matrioska di silenzi e segreti. Il suo fissare il sigaro. Un ragazzo ha detto: ma sta bruciando Big Boss, sta bruciando quello che rimane di Big Boss, ma era il suo migliore amico, il suo più caro amico. Lui cambiò durante Snake Eater, perché lo sta facendo? Perché non c'è più. Ocelot non... Cazzo, vabbè, è pesante da evidenziare così, ma lo abbiamo visto sempre più scomparire in Sons of Liberty. No, non è più Ocelot, è Liquid nel corpo di Ocelot. So che può essere ridicolo, ma ricordatevi di chi è figlio. Il corpo di Ocelot è il figlio di The Sorrow, il più grande medium della storia dell'uomo conosciuta. E ormai è sparito. E Liquid odiava Big Boss. Lo odiava, lo detestava, vi ricordate? Quindi quel suo guardare il sigaro è un orribile inganno. Mi commuove. Già nella scorsa live mi commossi, ma questo terribile inganno è orribile. È brutto. Perché tu pensi... Ah! Già, è vero. Il sigaro di Big Boss è normale... Un sigaro che vuole imitare quello di Big Boss. È bello poterlo ascoltare o osservare pensando che ci sia qualcosa dietro, mentre in realtà è Liquid che sta osservando il sigaro. È finita, lo butta. Big Boss è morto, ha perso, anzi, finalmente lo ha ottenuto. E per fare qualcosa di molto più grave, molto più pericoloso di quello che voleva fare un tempo. Non più per curare i propri fratelli, ma per dominare tutto, ogni cosa. Creare, probabilmente, esattamente quell'Outer Haven che voleva fare a Shadow Moses. Ocelot non ha fatto entrare Liquid. Ocelot si è messo il braccio di Liquid per... far sì di poter utilizzare di nuovo la mano. Non si aspettava, né sapeva di chi era suo padre. È rimasto vittima. Qui abbiamo tutto. Adamo, Eva, Caino, Abele. Ogni cosa. Pensando alla chiesa di prima. E ora? Non dirò altro. Sono soddisfatto così. Buona visione, ragazzi. Ogni tanto apparirò. Ma ora basta pause. Non ne avrete nessun'altra. E so che è giusto così. Per tanti di voi, che probabilmente riterranno anche troppe quelle che ci sono state. Sì, no, certo, Haven, non Heaven, ovviamente. Ci mancherebbe altro. Haven e Heaven sono due cose molto diverse. E qui, appunto, non si tratta di Heaven. Non è il paradiso esterno. No. Nice try. But when it comes to CQC, I've got the upper hand. Even if you do get a hold of the system, you'll only have one part of the Patriots AI. The military part. What of it, brother? It's only a matter of time before I have everything. Remember, GW? The AI they think they lost? It's mine. A part of my army. Impossible. We destroyed it. Your worm only managed to cut GW into little pieces. Pieces we were able to reconstruct.
And then we stowed it away inside JD's network. This man's body has served me well, allowing me to pass every security barrier between me and GW. After all, the Patriot system is nothing more than a machine. Now that GW is a spook inside the network, there's no way JD would recognize it as an external threat. Once I destroy JD with a nuclear strike, the Patriot's network will be mine. And then, I'll build my haven, free from all forms of control. I'll cast aside my old identity and take my own name for the first time. Liquid, you're planning to recreate the Patriots. Snake, we were created by the Patriots. We're not men. We're shadows in the shape of men. We're freaks who never should have existed. We're a system. Insurance that future generations never prosper. The Patriots saw fit to create us, and in doing so became our only raison d'etre. I won't fight my fate any longer. I'll kill Zero and Big Boss and become a Patriot myself. It all began with Zero and Big Boss. Our purpose in life is to fulfill our destinies. And once all is returned to Zero, the world can be reborn. Both live, the world will not know an age of light. If we're to pass the baton to the next generation, the only choice left to us is death. Boss. Good. The players have all assembled, Snake. The time has come for you to witness. Witness our moment of triumph. Ho mentito. Però si potrebbe dire che non è così, visto che fondamentalmente una dissolvenza nero è un'interruzione di per sé. Io ho letto completamente tutti i vostri messaggi in chat, quindi posso effettivamente cogliere l'occasione per chiarire qualcosa che potrebbe essere utile a chiunque guardi questo video, anche se alcune in realtà sono abbastanza ovvie, perché altre non lo sono. Quello che ha detto Liquid fino a qui è molto, molto complesso. Mi rendo conto che non è facile cogliere i suoi vaneggiamenti, che però vaneggiamenti non sono. I suoi discorsi risultano quasi dimostrare una forma di
crescita all'interno del corpo di Ocelot, come se il liquido avesse assimilato qualcosa di quell'uomo, di Adam. La mela voleva simboleggiare il rapporto tra Adamo ed Eva, no? Ocelot, il grande colpo di scena del suo praticamente quintuplo gioco, potremmo dire, all'interno di Snake Eater, nel classico spionaggio anni 60, è che lui era Adam. E molti si sono chiesti in maniera giusta, posso capire, però sono stato attento a mostrarvi questo nei primi gameplay proprio non a caso, è che lui possa fulminare Snake, creare un'elettrocuzione. Questo è del coltello, il coltello stordente che si utilizza nel CQC, anche nel primo atto e che vi ho mostrato un paio di volte. Quello che accade è che ciò di cui discute Liquid Ocelot qui è molto delicato e lo andremo ad approfondire. Loro non sono uomini, sono ombre in forma di uomini, cloni di Big Boss. Big Boss che finalmente Liquid è riuscito a distruggere. Non a uccidere, visto che quello a farlo è stato il suo caro fratello, bensì lo ha cancellato, prendendo però quello che gli serviva. In altre parole, lui adesso ha il sistema, ha il Sons of the Patriots all'interno del suo palmo. Ciò non di meno, qualcosa manca, perché le intelligenze artificiali non sono così semplici da soggiogare completamente. Per questo vuole distruggere JD, il capo praticamente, il leader delle IA, dei Patriots. Queste sono pippe mentali a livello di narrativa, di trama, che non vanno fatte adesso. Ok? Quindi, la mela è la stessa che ha tirato fuori con David quando è entrato in chiesa. Ha cercato di tirar fuori quello che era Adam tempo dietro. Shalashaska, Adamska, no? Probabilmente, visto che durante l'intero Snake Eater si lanciavano segnali, è molto probabile che in passato avessero in qualche modo, facciamo così, sono stato poco furbo, che in qualche modo potessero aver avuto un discorso, delle battute o anche delle immagini che usando una mela, non potete sapere, potrebbero anche essere stati anche amanti, non è qualcosa che ci è dato sapere. Tuttavia, Liquid è esperto di CQC perché è nel corpo di Ocelot, ha assimilato parte dell'essere che era appunto Adamska, ma al di là di questi dettagli, che sono superflui all'interno della suspension of disbelief di cui Metal Gear Solid ha bisogno veramente tanto, quello che accade adesso è che è stato mostrato un legame fortissimo, ormai maturo, quasi marcio, tra Solid e Liquid. La loro elettrocuzione simbiotica, potremmo dire, cioè Liquid non lo ha ucciso perché vuole che veda il suo trionfo. Liquid non lo ha ucciso perché vuole che osservi il suo fratellino, il suo fratellone, in realtà fratellino, vincere, creare l'Haven, diventare un Patriot, perché Ocelot era un Patriot, ma Liquid no. Finalmente lui sarà il Patriot, lui sarà il capo, lui sarà il dominatore. È una forma di conquista del mondo molto strana, molto 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 più avanzata del semplice potere che era il Metal Gear Rex, l'atomica e il denaro. Ha fatto level up, eppure gli dà un bacio accanto all'orecchio, perché il legame fraterno è quello tra bro, potremmo dire, in questo caso distorto, è molto forte. Liquid e i suoi complessi di inferiorità. No? Quando fa così, we will have our triumph. È abbastanza simbolico, non trovate? Io ho un sacco di brividi in tutto il corpo, anche sul petto, perché sono felice di condividerlo con voi, ragazzi. Comincia la seconda parte. C'era da evidenziare qualche dettaglio. Adesso però, basta. E state buoni, che vi banno in silence mentre lo schermo è nero, eh? Vi ritrovate bannati, non fate gli splendidi. Hold it right there, Liquid!
of you, drop your weapons and put your hands up! Is mine. Your guns and your weapons are no longer your own. Behold, guns of the Patriots. Okay.
have it. We don't need it anymore. Give up on me. Meryl, don't go. Meryl. 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 It's not... I mean... Thank you. Okay, Meryl. It's all right.
call me Johnny. You and the beasts are no different. Scorched shadows born to the world. When a beast steps into the light, unless the light is put out, the shadow cannot be erased. So long as there is light, there is shadow. To return everything to normal, the light must be extinguished. And when that happens, you will be too. Like I said, we pride ourselves on service. Come on, let's take this guy to his friends. Allora. Uno è riuscito a farsi bannare alla fine, ma... La chat adesso non la attivo perché sta bene lì dov'è. Però, mentre comunque vi leggo, dobbiamo parlare un po'. Di tante cosine. Sono successe robe. Un ragazzo ha insistentemente fatto una domanda e anche se era il solo a farla, ci tengo a rispondergli. Chiedeva: ma com'è possibile che le armi siano così computerizzate? Perché non hanno utilizzato vecchie armi, qualcosa di meccanico, eccetera? Devi guardarti Guns of the Patriots. Se sei arrivato stasera e vedi la fine dell'atto 3, è un pochino normale che tu abbia delle lacune. Ok? War has changed è fondamentalmente la base di quello che è questa forma di futuro, tra virgolette, distopico a livello militare, non certamente civile. Però. È complicato parlare di questo fine atto. È complicato perché... Ovviamente non posso fare la disamina di quello che sono stati i primi tre, perché ovviamente stuccherebbe chi li ha seguiti. Chi non li ha seguiti purtroppo ha delle domande che, appunto, è tutto su YouTube, vi prometto che avrete tutte le vostre risposte. Tuttavia, dobbiamo in qualche modo discutere del fatto che ci sono talmente tanti eventi, tra cui alcuni che sembrano ridicoli, teatrali, sciocchi, esagerati, isterici, quasi appunto fuori contesto, e altri che invece sono pesanti, cupi, insopportabilmente dolorosi e tremendamente reali.
Quindi che cosa succede? Ok? Liquid Ocelot ha ottenuto il controllo del Sons of the Patriots, the Patriot System, l'SOP. E non è neanche dato sapere in realtà come riusciva a controllarlo, se attraverso una forma di mind control oppure se all'interno della nave aveva comunque un suo sottoposto che eseguiva le cose in base ai suoi movimenti. Tuttavia è contemporaneamente sadico, ridicolo, pazzo e estremamente spaventoso quello che fa, il modo in cui ordina alle sue frog di sparare mentre lui gioca letteralmente. Lo avete sentito? Ratatatatatatata. Follia dinanzi a Solid Snake, il quale, a quanto pare, non lo ha fulminato per sbaglio. Solid Snake era l'unico individuo all'interno di quell'intero esercito che poteva distruggere il suo piano. E lo ha cotto. Lo ha reso completamente inerme. Lo ha picchiato prima. Lo ha rovinato di botte. E lo ha contemporaneamente elettrizzato. Fulminato. Proprio per impedirgli di essere in grado di alzarsi. Di essere in grado di far qualcosa. Non è stato casuale. Soldati i quali sono diventati incapaci di essere soldati, perché praticamente addestrati in maniera meccanica e incapaci di agire quando rimossi delle loro armi. Gli manca esperienza. Tuttavia, quello che succede qui è la fine di molte cose e l'inizio di altre. Eva si getta sul corpo di John, sul corpo di Big Boss, la Pisside, istintivamente. E appena prova a trascinarlo fuori dal fuoco, ovviamente, come è giusto che sia, il calore è troppo forte, rimane folgorata, rimane sconvolta, sviene quasi dal caldo e poi di lì a poco muore. Buona parte delle cose che voglio dire magari mi sfuggono perché sto leggendo contemporaneamente la chat è molto goliardica fino alla fine, è rimasta esagerata fino alla fine ed è un peccato, però sono abbastanza certo che in realtà molti di voi abbiate, bene o male, condiviso il momento, perché probabilmente in chat arrivano solo le minchiate, solo le battute, e invece la sintesi più emotiva non viene discussa perché bisogna scrivere. La faccia di David è ovviamente... spenta. Molti ridevano per non piangere di nuovo. L'urlo mentre Old Snake toglieva Eva era il suo! Cazzo, si stava bruciando vivo per salvare Eva! Solo che poi non ha funzionato. E Zero non si sa dove sia. Tuttavia Liquid è intenzionato a ucciderlo. Lui sta facendo una strage di tutto. Ora il controllo del mondo militare, ragazzi. Voi sapete cosa significa? Il mondo. Cioè, è un sistema alla Skynet, semplicemente molto più ordinato, molto meno apocalittico in quanto riguarda solo i militari. Il mondo civile va felice, va sano, va contento. E quello che accade è che effettivamente... sì, lo lascia in vita. Le ultime scene hanno creato molta confusione in chat e sono felice di potervi aiutare a comprendere. Tuttavia, visto che appunto sono in diretta e non posso avere un reale feedback in tempo reale con voi, quando lo vedrete su YouTube, se volete rivederlo, se volete fare un commento, visto che comunque questa legacy, no, questa serie, questa eredità che sarà questa playlist, per me è molto importante, senza che siano domande sulla trama specifiche, ma bensì sugli eventi specifici qui, mi sto ripetendo molto, ma la stanchezza e l'emozione, sto cercando di ordinare le idee, fatemele come commento e io le introdurrò nel prossimo atto all'inizio. Quello che posso dirvi è soltanto un breve racconto dell'ovvio, che però non è così ovvio all'interno di così tanta informazione. Quello che è successo è che a un certo punto
Liquid cosa fa? Dice, vabbè, non ci serve più il suo corpo. Di quella merda, di quell'uomo che mi ha trattato male, che mi ha mal educato, che mi ha ritenuto inferiore, che mi ha continuato insistentemente a ripetere in testa che ero una feccia, che ero un debole, un inutile, una cosa non voluta, no? Gli lancia il corpo e gli spara. Molti non hanno capito cos'era quel colpo di pistola. Ha sparato in testa a John, a Big Boss. Ha avuto la sua vendetta. Ha sparato alla pistide. Tra l'altro poi accendendo un incendio. Big Boss ha educato Liquid. Sì, lo racconta in Metal Gear Solid. E poi, ovviamente, che succede? C'è il cambio della medaglia. Le ombre, i vecchi, la scorsa generazione che muore e la nuova che nasce. Perché a quanto pare, Akiba, Johnny, è un mega fregno. È un fregnone, è un pezzo di stinco, ragazzi. Biondo, occhi bellissimi, candido, intelligente, sagace, coraggioso, maschio. Ed è lo stesso Johnny, ormai è abbastanza chiaro, che era culo all'insù in Metal Gear Solid 1, che era quello che volevo trattenere fino ad ora, ma che poi vi rivelai nella live in cui apparve. È un figone per essere un cagone, esattamente, sì. E quindi, beh sì, insomma, intelligente, ecco, giustamente forse ho fatto un overstatement. Beh, probabilmente è intelligente ma poco furbo, in quanto comunque è un sistemista abbastanza bravo. E sì, era lui. Intelligente forse no. E ecco. Nickname. Ma ti devo rispondere, santo cielo. Vabbè, tieniti in testa questa follia che hai detto, che è giusta, ma ti sfugge un dettaglio. E evitiamo spoiler in futuro. Quindi mi dispiace, in live ho detto c'è un ragazzo che sta facendo discussioni su The Phantom Pain, non è il momento. E non posso rispondergli. Però eccoci qua. In realtà si potrebbe analizzare profondamente molto altro, ma lo faremo poi. Lo faremo poi, adesso ci tengo più che altro senza fare disamine troppi culi stasera. Oculate di quello che è successo anche nei confronti di espressività, di reazioni, di decisioni, di parole. Quando lui guarda il cielo e fa zero, behold, no? Ammira, ho vinto, ho ottenuto il controllo, ho battuto il sistema. Esatto, ne riparleremo. Ho ottenuto il sistema, adesso vengo a prenderti. Diventerò il solo Patriot, l'ultimo sopravvissuto, ovunque tu sia. Dominatore silenzioso del mondo, ormai occultato dalle tue intelligenze artificiali. Insomma. Sì, il Johnny di Snake Eater era il nonno, non il padre. Allora. Trattengo molto altro. Sono abbastanza sicuro che ci siano dei dettagli che volevo evidenziare che ho perso a causa della mia sciocca concentrazione sulla chat. Ma non è un'anima, dopo tutto. Avrò occasione di perfezionare tutto questo. No, Snake non era arrabbiato con Otacon. Lo ha chiamato per disperazione, aveva bisogno di aiuto. Rischiavano la morte tutti. Molti sono morti questa notte a Praga. Molti. Una quantità di persone insospettabile. Forse poco meno di un centinaio, immagino. Ormai... Ragazzi, forse voi non vi rendete conto di una cosa.
Il mondo è in pace attualmente, salvo le armi bianche. Il sistema è bloccato ed era completamente globale. Quindi. E sì, Johnny e Meryl è praticamente una romance, chissà da quanto in sviluppo, che scoppia sotto nel campo di battaglia, come direbbe Otacon. Johnny, questa è praticamente una forma di esplosivo, magari stucchevole, ma esplosivo fanservice, perché trasformare un personaggio secondario, se non terziario, comico, in un coprotagonista, fondamentalmente, che si prende la ragazza, è interessante. È interessante e triste, perché dietro c'è Snake con Eva, madre e figlio, in uno stato molto diverso, e nessuna gioia. Niente. Anziché creare Outer Haven, ha reso il mondo Outer Haven. Non esattamente. Big Boss non voleva questo, ovviamente. Non voleva certamente le armi ferme. Però, guardando stanotte quello che è accaduto, uno dei commenti più acuti e sinceri che ho trovato, non acuto, semplicemente ovvio, però è stato bene. Certo che gli ideali di The Boss sono veramente andati a puttane. Oh sì. No, certamente lui non soffriva perché era sua madre, ovviamente. Non ha avuto il tempo di metabolizzare, né probabilmente avrebbe mai potuto. Però ha vissuto ancora una volta la morte, molto da vicino. E non quella della guerra, diciamo. Devo dire la verità, ci sono dei dettagli che nonostante siano passati 10 anni da quando l'ho giocato, che era passati 10 anni di Metal Gear Solid. Oh, Gesù. Cazzo, ragazzi. Ci sono dei dettagli che effettivamente si notano, forse anche grazie all'enorme risoluzione di questo monitor, eccetera, che ci sono delle animazioni incredibili. Quello che sarebbe potuto essere The Phantom Pain. Ok. E tutti mi chiedete con una certa insistenza di Naomi. Perché Naomi era su quella nave? Perché sta con loro? Non c'è motivo migliore che i suoi, attualmente. Naomi è sempre stata la trump card, l'asso nella manica di se stessa. Un po' cangiante, un po' misteriosa, un po' poco chiara. Ha lasciato qualcosa al Nomad, probabilmente, forse a Sunny, visto che Otacon non era in grado, ma contemporaneamente lavora per loro. Forse sta facendo un doppio gioco? Non mi sembra che stia facendo un doppio gioco, non trovate? Non sta facendo un doppio gioco. È scappata di nuovo. Non potremo saperlo. Il comportamento di Naomi è completamente schizofrenico attualmente. E appunto non ci si può fidare di lei. Quindi, ragazzi, ora come ora, è stato un onore e un piacere. Se mi permettete a me una forma di teatralità, che ora più che mai, ora ragazzi, ora è l'unica vera volta in cui posso dirlo da oltre un anno, da quando abbiamo cominciato questo percorso, percorso che io userò come base per l'anima del guerriero. Vi consiglierò fino alla fine di vedere queste live, perché io sono estremamente autocritico e odio quando le cose vanno male, ma questa serie di live, per quanto non sia perfetta, non è distante da un livello che mi rende orgoglioso di come sta andando. Stiamo condividendo la Metal Gear Saga con una grande decenza, una grande completezza e soprattutto il percorso che ho desiderato da sempre. Fin dall'inizio con le giuste bugie, ma che ormai non ci sono più, continuano a essere rimosse, passo dopo passo. Quindi, permettetemelo. Alla fine dell'atto 3 di Guns of the Patriots, the best is yet to come. Buonanotte, ragazzi. Alla prossima. Grazie a Silas, Claude, Kletson, Pevo, Aaron. Grazie a tutti dei doni di stasera. Ho il batticuore. È fatta. Ora arriva il meglio.
Semper Fi, fellow patriots. Perdonatemi, lasciatemi coinvolto.